Buonasera, ciao a tutti. Un paio di minuti in anticipo, così intanto sfruttiamo questo tempo per fare una bella intro a questa live. E ci siamo. Attendiamo che arrivino i primi. Questa sera è un argomento abbastanza complesso e quindi ne parleremo poi tutti assieme. Allora, titolo di questa live è la situazione attuale del rapporto tra Apple e Facebook, quindi quello che succederà l'anno prossimo, e quindi parleremo di questo argomento qui, insomma, nella prossima mezz'oretta, oretta, insomma, dipende quanto tempo ci vuole. Come al solito, poi verso la fine risponderò alle vostre domande, quindi se volete utilizzare il box domande, fatelo pure, vi rispondo alle vostre domande su questo e altri temi riguardanti l'advertising. Altra cosa che volevo dirvi è iniziando che appunto vorrei ringraziare tutti quelli che hanno preso parte, hanno acquistato Facebook Ads Pro, che è il mio corso che è andato in vendita l'anno scorso, cioè l'anno scorso, la settimana scorsa, per me è stata una vita ormai, e siete veramente tantissimi e mi fa molto molto piacere che molti di queste persone arrivino qui da questo canale Instagram, dove io comunque quest'anno comincio a giocare e che invece mi saranno grandi soddisfazioni da tutti i punti di vista. Vedo che siete già in tanti, vedo che c'è Luce, Davide, mamma mia, Giuseppe, siete in tantissimi. Bene, 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 sono molto contento. Cos'altro volevo dirvi? Volevo dirvi che intanto che aspettiamo qualche istante ancora che si connettano altre persone, volevo anche dirvi che in questi giorni ci sono, come avete visto in qualche storia, dei ragazzini fondamentalmente o comunque dei truffatori che provano a rivendere i miei corsi, anche quelli insomma, degli altri formatori italiani e stanno provando in questo modo a farci dei soldi sopra. Allora, se voi acquistate quei corsi, se voi acquistate quel tipo di prodotto, siete in combutta con loro, siete dei truffatori, siete delle persone povere, non di soldi, ma di testa. E io sinceramente non credo che sia giusto che voi continuate a seguire me o gli altri. Perché? Perché noi ci mettiamo un sacco di impegno a fare questo lavoro, ci mettiamo un sacco di tempo. Ed è anche giusto che ci guadagniamo qualcosina. Se voi non fate niente e semplicemente fate scraping dei nostri contatti per mandare loro proposte di acquisto a 70 euro, a 97 euro, oggi mi è arrivato uno che dice che no, puoi acquistare Facebook Ads Pro a 17 euro al posto che 70, quindi non sa neanche il costo del corso. Ecco, questa gente, ragazzi, se la vedete segnalatemela, se non la vedete meglio, perché obiettivamente è gente che dovrebbe scomparire dal giorno zero. Attratti dall'opportunità, non attratti dalla competenza, anche perché poi io so che se qualcuno di voi acquista un corso a 17 euro, quel corso per lui vale 17 euro. E quando una cosa vale 17 euro, vale zero. E quindi anche se è un corso da 1000 euro, non imparerei mai niente. Perché? Perché a livello mentale l'hai pagato 17 euro. E quindi stai sprecando tempo e stai sprecando anche quei 17 euro. Quindi evita. Bene, siamo arrivati a 91 persone, possiamo cominciare a parlare di cose interessanti. Parliamo di Apple versus Facebook. Cosa è successo? Partiamo dalla notizia. Apple ha detto che con iOS 14, in una delle prossime release, che probabilmente arriverà a marzo del 2021, bloccherà il tracciamento non consentito agli utenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che darà la possibilità agli utenti di scegliere se essere tracciati o non tracciati all'interno delle proprie app. Detto questo, sembra una cosa sensata, sembra una cosa adatta, sembra una cosa corretta lato Apple, perché Apple dice che gli utenti vengono prima di tutto. Questo dal punto di vista almeno di comunicazione e di politica. Cosa succede però? Che Facebook non è d'accordo, perché dice: se Apple blocca il tracciamento, noi perdiamo un sacco di dati e con noi perdono un sacco di dati anche le aziende che utilizzano le nostre piattaforme, ok? Utilizzano la nostra piattaforma di advertising
per fare appunto per acquisire nuovi clienti o comunque per fare pubblicità profilate. Quindi dice: se tu Apple mi vai a bloccare la possibilità di tracciare queste persone, ok, stai creando un danno non solo a me Facebook, ma anche alle persone, alle aziende che investono. La maggior parte di queste sono piccole e medie aziende che in questo momento magari non sono in un periodo brillantissimo e quindi tu stai creando un danno economico enorme, più che a noi, alle singole aziende, quindi il risultato della tua azione sarà molto molto grave. Chiaramente questo è uno scontro politico quando da una parte c'è l'attacco dell'utilizzo indiscriminato dei dati verso Facebook e dall'altra parte c'è una Apple che nasconde, c'è, insomma, dietro a certi tipi di comunicazioni altri tipi di utilizzo, perché ovviamente quando tu hai un sistema chiuso in cui sei tu l'unico controllore, aumenti il tuo potere di mercato in modo esponenziale. Questa cosa qui crea chiaramente disparità. Parliamo di aziende che fatturano miliardi, tanti miliardi, che hanno un valore di borsa enorme, che hanno degli equilibri finanziari comunque da rispettare, e quindi chiaramente ci troviamo davanti a questo problema qui. Allora, cosa succede quindi? Noi dobbiamo da marketer andare a cominciare a ragionare su che cosa può essere la soluzione. Scusate che c'è una. Purtroppo un'ambulanza che è passata a casa mia, non so se la sentite, ma io sì. Vabbè, comunque, dobbiamo cominciare a ragionare su quelle che sono le soluzioni a questo problema. Soluzioni reali non ce ne sono. Perché? Perché non esiste un sistema che sia efficiente ed efficace come quello che noi abbiamo adesso all'interno di Facebook per l'ottimizzazione delle campagne Facebook. Questo perché? Perché con la nuova normativa, con quello che succederà poi, cosa andremo a perdere? Un sacco di dati, un sacco di capacità di reporting, perché avremo dei dati imprecisi, e soprattutto andremo a perdere parte di quella che è l'attribuzione di Facebook, che è il gioco interessante, soprattutto quando parliamo di processi d'acquisto molto lunghi. Perché? Perché Facebook ha una finestra standard di attribuzione a 28 giorni e in questo momento non riusciamo ad arrivare a più a 28 giorni, al massimo arriveremo a 7. 28 giorni cosa vuol dire? Vuol dire che se io vedo un'inserzione oggi, ma nei prossimi 27 giorni, in realtà 28 giorni interi da quando la vedo, converto, faccio una conversione di qualche genere, che può essere una conversione monetaria, ma anche un evento qualsiasi, se succede questa cosa, ok, Facebook si attribuisce la conversione, quindi attribuisce la conversione della vendita all'inserzione che l'ha portata, anche se è di 27 giorni prima, anche se è di 25 giorni prima, ok? A meno che l'utente non abbia già interagito con un'altra inserzione, che quindi fa ripartire la parte di apprendimento. Come potete immaginare, andare a tagliare la finestra di attribuzione da 28 a 7 giorni fa cambiare completamente il gioco. Perché? Perché i vostri ROAS stratosferici, i nostri ROAS stratosferici, andranno un po' alla volta a diminuire, forse anche drasticamente. Cambierà completamente il sistema di attribuzione a livello di gestione, poi dell'attribuzione stessa, e quindi dobbiamo cominciare a fare una serie di ragionamenti. Partiamo dalla parte tecnica. La parte tecnica è la parte che, diciamo, mi interessa di meno, non me ne occupo io. La parte tecnica dice che per riuscire a ottimizzare questa cosa qui, dobbiamo installare quello che si chiama tracciamento server to server, quindi tracciamento tramite server API o comunque conversion API. Questo vuol dire che praticamente il nostro server passa dei dati al server di Facebook direttamente tramite API. Questa cosa è meravigliosa se non avesse un problemino di GDPR. È un problemino in questo momento molto piccolo, nel senso che non c'è normativa, però è un problema che probabilmente dovremmo andare ad affrontare. E soprattutto andare a installare la conversion API se uno ha uno store su Shopify è facilissimo. Se invece dobbiamo andare a installarla su degli altri sistemi, abbiamo bisogno di Google Tag Manager e di una serie di tecniche più o meno avanzate che ci permettano di installare questo tipo di conversione lato server. Questa è la parte tecnica. La parte tecnica, come vi ho detto, a me non interessa. Non è che non mi interessa, è che semplicemente non sono un tecnico e io, a differenza di quello che fanno tanti altri, non vado a parlare di cose che non so. Ok? Però poi c'è una parte strategica e c'è una parte strategica importante. La prima cosa da fare, ok? La prima cosa da fare,
cosa proprio numero uno è, se avete un e-commerce, perché il grosso di questo problema ce l'avranno gli e-commerce, ragazzi, perché tracciamo più conversioni negli e-commerce. Se avete un e-commerce, dovete andare per prima cosa a verificare il vostro dominio. Come si fa? Si va all'interno del Business Manager, si fa la procedura di verifica del dominio. Questo vi renderà più affidabili dal lato Facebook e quindi meno vulnerabili dal punto di vista di ban o altri problemi. Questo sicuramente aiuta. Questo aiuta indipendentemente. Ovviamente, oltre a questo, dovete andare a verificare, e questo vale indipendentemente da questo problema, ma in generale, andare a inserire i vostri dati corretti e i vostri dati personali con addirittura una doppia autenticazione. Se non avete una doppia autenticazione ancora, fatela. Ok? È per la vostra sicurezza. Bene, abbiamo verificato il dominio, siamo a posto, riusciamo a gestire tutto. Che cosa succede poi? Succede che dobbiamo cominciare a lavorare a livello strategico. Come si lavora a livello strategico? Una cosa molto interessante a livello strategico, qual è? Scusate che mi sono preso un po' di appunti e evito di saltare qualche pezzettino. La prima cosa da fare è andare a capire quante in percentuale sono le conversioni che vengono attribuite dopo i 7 giorni. Come si fa? Semplicemente si va a livello di breakdown o comunque a livello di personalizza colonne, si mettono le varie finestre di conversione disponibili e si fanno dei conti. Se vedete che il 90% delle vostre conversioni arriva all'interno di una finestra di one day click, non avete problemi. Se invece vedete che la maggior parte delle vostre conversioni arriva in una finestra di conversione più ampia, quindi abbiamo un tipo di conversione che è a 28 giorni, a 26 giorni, ci mette comunque dopo i 7 giorni, avete un problema. E avete un problema perché? Perché rischiate di perderli, ok? Perdere questi utenti. Ed è un problema che si risolve in due modi. Un modo tecnico, e il modo tecnico è quello di inserire dopo la, diciamo, dopo la vendita dei sistemi di attribuzione ex post, per esempio dei quiz, dei questionari, che ci permettono di capire dove l'utente ha trovato la nostra inserzione, dove ha visto la nostra inserzione, spiegandogli anche il perché gli stiamo chiedendo questa cosa, perché comunque migliora la sua esperienza utente, e questo sicuramente ci dà dei dati un po' più precisi, dati che però non ci tornano utili a livello Facebook, ragazzi, perché chiaramente questi dati noi ce li abbiamo ex post. Poi c'è una parte legata a livello tecnico al login, perché chiaramente se voi fate fare un login ai vostri utenti riuscite a seguirli in modo migliore e comunque avete un database e questo sicuramente aiuta. E poi c'è comunque da capire che dietro ci vuole un cambio a livello di mentalità e di strategia, ok? Perché? Perché noi dobbiamo cominciare a ragionare non più sperando che arrivi una conversione entro 28 giorni per andare dal nostro cliente e dire: ehi cliente, sono fichissimo, guardami, ho avuto un ROAS stratosferico in questi 28 giorni, ma dobbiamo cominciare a ragionare su cosa vuol dire fare strategie di advertising efficaci e che riducano lo spreco. Come si fanno delle strategie efficaci? Aumentando i punti di contatto tra l'utente e il brand. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dovete cominciare a strutturare dei contenuti e strutturare degli advertising che vi permettano di rimanere sul feed dei vostri clienti con una certa regolarità. Una certa regolarità che è almeno una volta ogni 7 giorni dovete farli interagire con voi. Sembra difficile, ma in realtà non lo è se ci pensate. Perché? Perché se voi avete implementato bene tutta la vostra bella sequenza di tracking, ok, quindi riuscite a capire bene a livello tecnico dove finiscono gli utenti, cosa fanno, eccetera, e riuscite a leggere bene i dati che sono all'interno della piattaforma, quindi tutto quello che succede, riusciamo a fare delle azioni, ok, molto mirate. Per esempio, se voi lavorate bene sul tempo di conversione medio, riuscite a capire magari in quanto tempo dovete mostrare certi tipi di inserzioni ai vostri utenti e che tipo di inserzioni mostrargli facendo dei test. E quindi magari al giorno 1, quindi inizio della vostra customer journey, gli fate vedere dei contenuti che possono essere informativi, oppure gli fate vedere un prodotto, se questo è il metodo migliore per il vostro business. Dopodiché andate a ricolpire questo utente con una certa regolarità. Questo vi permetterà nel corso del tempo di ottenere due risultati. Risultato numero 1, la crescita del valore del vostro brand. Più volte un utente vi vede, maggiore la possibilità che si ricordi di voi. Quindi aumentate la possibilità di ottimizzare il vostro investimento. Perché? Perché se avete fatto bene la fase di targeting, la fase creativa, riuscite a veramente
portarvi avanti gli utenti nel tempo e quindi aumentare la percezione del brand e aumentare anche la possibilità, ok, che questi utenti nel corso del tempo riacquistino, perché aumentate il valore del vostro brand o che parlino bene di voi. Poi c'è un'altra parte, il fatto che comunque aumentando il numero di tocchi con il singolo utente spostate semplicemente le attribuzioni a 7 giorni sempre più in là di un giorno ogni volta, un pezzo alla volta, un pezzo alla volta, tac 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 tac, tac. E sempre più avanti, sempre più avanti, sempre più avanti. Questa cosa ci permetterà di ragionare in che da che punto di vista. Portando avanti gli utenti, dobbiamo fare in modo di farli interagire con contenuti differenti. Fare contenuti differenti vuol dire fare in modo che gli utenti a un certo punto si autosegmentino. Perché se dopo 7 giorni, dopo 14 giorni, vediamo che non interagiscono più, semplicemente smetteremo di farli interagire con noi e torneranno nella parte tofu, cioè dovremo andare a ringaggiarli magari più avanti. Ok? Quindi ciò che io voglio farvi capire è che dovete cambiare le vostre strategie e quindi dovete diventare sempre più content centrici e sempre meno attribution centrici. È molto difficile, è un argomento complesso, è un argomento che andremo a trattare molte volte nei prossimi mesi, ne sono sicuro. È un cambio importante dal punto di vista strategico per molte aziende, però allo stesso tempo vuol dire anche tornare a fare pubblicità come si fa pubblicità, come si faceva da sempre pubblicità, quindi costruire un valore nella testa degli utenti. Per molti questo sarà difficile, perché serviranno più soldi in meno tempo. Ma allo stesso tempo, chi riuscirà a fare queste cose qua, crescerà in modo molto più rapido. Qual è poi il limite del gioco? Tutti spingeranno su finestre di attribuzione molto 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 più corte. Finestre di attribuzione molto più corte vuol dire avere aste molto più complesse e quindi dovremo essere molto bravi nel scegliere se ottimizzare a one day click o one day post view, o post impression, insomma come volete, e oppure andare a 7 days post click, 7 days post impression. Quindi dobbiamo cominciare a giocare su quelle che sono le nostre varie finestre di attribuzione. Non è assolutamente semplice, non è assolutamente banale. Vedo che c'è una richiesta anche da parte di Jacopo, se farò una lezione su Facebook Ads Pro, ci farò una lezione. In realtà c'è già una prima parte sulla parte di attribution e sulle altre cose che ha fatto Lorenzo, ma comunque man mano andremo a integrare questa cosa man mano che avremo un po' più di chiarezza, perché è troppo presto ragazzi per farci una lezione sopra. A me interessava stasera darvi un po' di linee guida, un po' di idee, poi come metterle in pratica lo vedremo nei prossimi mesi, non è che vi abbandono domani, spero. Quindi ciò che appunto ci va cambiato è l'approccio all'advertising. Altro punto, dovete cercare di ottenere quante più conversioni possibili nella prima giornata di conversione, perché in quel caso sicuramente non le perderete mai. Quindi vuol dire che migliorerete le vostre creatività, migliorerete le vostre landing page, migliorerete il conversion rate optimization, migliorerete tutto quanto e soprattutto comincerete a ragionare sul fatto che le campagne conversioni sono un solo piccolo pezzo del sistema, ma è il brand che fa la differenza. Poi, se volete scalare, benissimo, potete ancora scalare, perché tanto le scalate si fanno in tempi brevi, ma la cosa più importante di tutte, ok, è il fatto che cominciate a ragionare sulla creative, è la creatività che crea valore, non è altro. Vi spiego anche perché. Allora, se voi avete visto, durante il lancio di Facebook Ads Pro abbiamo utilizzato diversi tipi di creatività. Abbiamo utilizzato delle creatività in stile marketers, abbiamo utilizzato delle creatività in stile Instagram, cioè il mio faccione, e abbiamo utilizzato delle creatività in stile miei contenuti informativi su Instagram, ok? Che sono quelli con la linea obliqua, no? Abbiamo testato varie cose. Questo perché? Perché abbiamo utilizzato potere di brand, cioè la riconoscibilità del brand marketers, la riconoscibilità della mia faccia, che avrò anche una faccia da schiaffi, ma bene o male mi avete visto, mi stai vedendo in 148 in questo momento, e in più abbiamo sfruttato la parte, diciamo, di pattern grafico che comunque è associato in qualche modo a me. Io vi posso assicurare che utilizzare questo tipo di sistema ci ha portato a poter spingere molto di più sull'advertising e quindi riuscire a controllare meglio quelli che erano i nostri flussi di cassa. Tanto che noi abbiamo fatto dei conti prima e li abbiamo rispettati perfettamente. Sapevamo esattamente quando la gente l'avrebbe convertito prima, quando dopo e quando andare a cercare di allargare la audience inserendo altre cose. Perché? Perché abbiamo ragionato, ma per poter ragionare abbiamo dovuto costruire prima i brand e quindi fissare nella testa di chi mi segue alcuni tipi, di chi segue me, chi segue marketers, alcuni tipi di idea che associno quell'immagine a quella persona.
in questo modo, o quell'immagine a quel corso, nel caso specifico. Quindi capite, è un ragionamento che va fatto ex ante. Cosa vogliamo comunicare? La prima volta che ci vede un utente, che cosa deve vedere? Perché poi gli venga in mente di cliccare, entrare nel sito, aggiungere un prodotto al carrello e magari dopo 3 giorni comprarlo. Ecco, questo è il lavoro che dobbiamo andare a fare. È un lavoro complesso, parte dalla creatività, parte dal fatto che anche all'interno di Facebook Ads Pro, tra l'altro, c'è un video di 28 minuti di Stefano, che è un ragazzo che collabora con noi, che spiega, ok, esattamente ogni singolo passaggio che noi facciamo per creare una DV, e vedete che è una cosa complessa, sono 28 minuti di spiegazione, cioè non è una roba banale, ok? Fare questo vi permette di ottenere risultati. Se non lo fate, i risultati li ottiene qualcun altro, perché l'anno prossimo, ve lo devo dire, sarà un anno di battaglia, un anno in cui i clienti cominciano a muovere i soldi veri, un anno in cui i grandi brand triplicheranno, raddoppieranno il budget. Noi stiamo parlando con diversi grandi brand e tutti ci hanno detto: ragazzi, noi siamo arrivati a voi perché il nostro team interno non riesce più a gestire queste cifre. E parliamo di gente che magari spende 1 milione all'anno, ok? Quindi l'anno prossimo spenderà 1,5 milioni, 2 milioni, 3 milioni, ok? Quindi se voi non imparate a utilizzare se non imparate a utilizzare insomma, l'advertising come va fatto, le creatività come vanno fatte, le strategie come vanno fatte, non si va da nessuna parte. Questo è importante. Adesso, poi, le parti tecniche ve le spiegheremo, le parti, tutto spiegheremo, tag manager, tutto spiegheremo quando sarà ora. Però la cosa importante è imparate a utilizzare strategie che portino gli utenti a interagire con voi. Volete la dimostrazione che questa cosa funziona? Andate sul mio profilo, dopo, ovviamente, e vi guardate il post che ho fatto su Nike. Nike ha utilizzato questa strategia. Fa reinteragire gli utenti costantemente, li segmenta in base alle interazioni e in base a questo tipo di interazione riesce a costruire un sistema diverso di advertising, perché mixa paid, referral. E soprattutto va a mixare un sistema di codici sconto e reinterazione costante che fa in modo che io, utente, è vero che compro con lo sconto, ma magari compro 4 volte in più in un anno. E quindi alla fine, siccome a loro interessa il fatturato, oltre che i margini, ma i margini sono stratosferici, farmi reinteragire ogni volta nel lungo periodo li fa crescere. E Nike cosa ha fatto? Ha recuperato le spese che ha avuto, le perdite che ha avuto durante il primo lockdown, semplicemente con online. Ok? Bene. Allora, vedo che c'è una domanda di Violetta che dice: dimmi che prima o poi tornerà disponibile Facebook Ads Pro. Facebook Ads Pro, in realtà, se ve lo siete persi per motivi esterni, mi chiedete, forse riesco ancora a farvi aprire qualche vendita. In realtà è chiusa, ma magari possiamo farcela. E se no, tornerà in vendita tra qualche mese. Ovviamente le vendite di adesso non avranno più sconti, codici o quant'altro, sarà il prezzo pieno, okay. Però comunque non è molto alto, secondo me. Ha senso utilizzare l'obiettivo interazione con i post? Tutto ha senso utilizzare, però io proverei a far interagire le persone, magari soprattutto se parliamo di e-commerce, con qualcosa che vada un po' oltre lì a singola interazione, perché un like è una cosa facile, mentre un click è già più difficile, un view content è più difficile, un add to cart è più difficile, quindi spostiamoli sempre di più verso la fine del funnel, andiamo un po' più push e questa cosa funziona. Funzionerà. Fra, ma per gli utenti Apple il retargeting funziona anche oltre 7 giorni? Ma in realtà sì, è l'attribuzione che non c'è, perché non c'è più il cookie, però Facebook comunque riesce a beccare la parte interna della piattaforma, quindi in teoria il retargeting funzionerà anche lì. Il problema è l'attribuzione, cioè come noi leggiamo i dati all'interno della piattaforma. In ogni caso non è un problema. Perché? Perché quello che tu fai su finestre più lunghe lo farai su finestre più brevi, però creerai pubblici diversi che fanno re-engagement costantemente, un pezzo, un pezzo, un pezzo, un pezzo, un pezzo, vedrai che nel lungo periodo gli utenti saranno gli stessi. È solo da cambiare il metodo di comunicazione, non è nient'altro di questo. Non sarà facile, non sarà facile. Però ragazzi, voi immaginatevi quando nel mondo non c'era internet e poi è arrivato internet. Non è che la gente ha smesso di fare pubblicità, hanno solo cambiato modo. È la stessa cosa, c'è Internet 2.0, 3.0, 4.0, c'è sta roba di Apple, c'è sta roba di Facebook, c'è sta roba di quello che volete. Non è importante. Se il vostro messaggio è costruito bene, la gente compra. Punto.
Punto, indipendentemente dal vostro posizionamento, dalla finestra di attribuzione, eccetera. Queste sono tutte robe che servono a Facebook a vendere di più, a Apple a vendere di più, a noi marketer a raccontarla meglio ai nostri clienti, ma non importa, alla fine al cliente interessa quanti soldi gli entrano in tasca, fine. E quanti ne ha spesi? Come li ha spesi gli interessa già dopo, ok? Quindi... potresti spiegare cosa ha fatto Nike? No, Dropshipping Elite 2.0. Vai nel mio profilo, c'è un bel post, te lo leggi e te lo spiego. È tutto spiegato lì dentro. Quindi, altra cosa importante da sapere, a livello, poi leggo un po' di vostre domande, un po' di domande le leggo volentieri, e anzi, se avete delle domande più specifiche, sono a vostra disposizione. Una cosa che io ritengo poi fondamentale è anche il cambio di approccio, secondo me, dal punto di vista del marketer. Perché? Perché noi dobbiamo cominciare a pensare di essere onnipresenti. Onnipresenti vuol dire che noi dobbiamo essere nel posto giusto al momento giusto. Non esiste più, e non esisterà sempre di più, esisterà sempre di meno, la possibilità di andare a fare campagne solo su Facebook, solo su Google, solo su Pinterest, solo su Twitter. Dobbiamo cominciare a ragionare in ottica di multipiattaforma, quindi costruire team in grado di gestire multipiattaforma, perché io vi posso assicurare che se l'attribuzione viene stretta a 7 giorni, noi dobbiamo essere in grado di seguire l'utente ovunque, e ovunque vuol dire veramente ovunque. E quindi dobbiamo essere in grado di capire tramite i vari tool di attribuzione dei singoli casi, eccetera, quali sono i punti che portano l'utente ad acquistare. Ok? Questo è il gioco di fondo e io vi dico, è assolutamente entusiasmante. Quello che io voglio passarvi è il fatto che secondo me, se vogliamo fare veramente, veramente, veramente la differenza, dobbiamo diventare dei marketer, non solo dei tecnici. La tecnica è utile, ma non è quella che fa la differenza e ne farà sempre di meno. Però c'è una prateria davanti, ragazzi, perché vi assicuro che il boomer medio, che non è il vecchio boomer, è proprio la persona che ragiona da boomer, che dice no, Facebook è uno schifo, adesso non faccio più niente, i dati qua, i dati là, meglio questo, meglio quello. Ecco, lui non capirà mai un cazzo e continuerà a non capire un cazzo. Voi invece semplicemente cominciate a guardare le cose, le osservate con un po' di occhio e fate la differenza, ok? Questa live rimane da qualche parte, sì, rimane salvata qui e verosimilmente se riesco a scaricarla ve la metto anche su YouTube, giusto per così. Ok, andiamo a vedere un po' di domande vostre, perché se me le perdo. Ok, faccio una domanda, non so se può essere adatta o meno. Considerando il diritto antitrust, Apple non rischierebbe di essere multata per danni ad altre aziende? È tutta politica, l'antitrust anche in America è molto politica, quindi... E comunque metti anche che gli diano 1 miliardo di multa ad Apple, cosa se ne frega, vale 2000 miliardi. Cioè è un po' il gioco di Facebook che deve essere diviso, di Google, va bene, ok, pagano le multe, va bene, cioè, amen. L'hanno già messo in conto, non preoccupatevi, cioè, non succede niente. Ok, vediamo qua se sono qualche altra domanda. Ok, ma quindi chi ne risentirà di più in questo momento? Sono i piccoli e-commerce con poco budget che non avranno il budget di tutte le ads da far vedere un pubblico dei primi 7 giorni? Probabilmente sì, però il piccolo e-commerce ne risentirebbe lo stesso, perché il piccolo e-commerce ha degli altri problemi, tipo il fatto che la gente continuerà sempre di più ad accentrarsi, perché l'uomo tende a fare le cose comode, e quindi il piccolo e-commerce, se è piccolo, avrà comunque un problema. Avrà un problema anche di traffico, perché se il piccolo e-commerce è piccolo davvero, fa poche spedizioni, poche spedizioni vuol dire poco cash, cash flow in entrata, poco cash flow in entrata vuol dire che verosimilmente hai anche dei margini che non sono così alti. Vuol dire che appena io ti alzo il CPM del 20%, tu hai perso il 20% di vendite, o forse hai perso il 50% di vendite, perché non riesci a competere in un numero sufficiente di ads per poter giocare nel gioco dei grandi. E quindi il piccolo e-commerce è un concetto che è ormai andrà a scomparire nei mercati, diciamo, un po' più maturi. Possiamo vedere quello statunitense, quello tedesco, il piccolo e-commerce non vale niente. Il piccolo e-commerce è un negozio con una parte online, ok, ci sta, va bene, ma non è un e-commerce, è un sistema misto, un sistema physical, chiamatelo come volete, ma non è
un'e-commerce. L'e-commerce ha un'altra logica, l'e-commerce ha un altro mondo, ed è una logica di scalabilità, una logica di flussi di cassa, una logica di database, una logica di crescita nel lungo periodo, di investimenti. Quindi il piccolo e-commerce morirà, forse è un problema, per lui. Il mercato ne risentirà? Probabilmente no. Perché comunque nasceranno altri, nasceranno magari business un pochettino più adatti e che magari non mi prendono un prodotto qualsiasi e provano a rivendermelo, ok? Non mi vanno a creare, stavo cercando un prodotto qualsiasi ma non lo vedo, mi vanno a creare qualcosa di personalizzato che sia veramente utile per gli utenti e che abbia qualcosa da raccontare. Questo è poi la differenza. Vi faccio un esempio, perché ce l'ho proprio qui. Allora, questa è una borraccia di un brand che si chiama 24 Bottles. Okay, che come loop ci siamo fatti brandizzare ed è una borraccia, una bottiglia, una borraccia, chiamatela come volete, io la chiamerò bottiglia a questo punto perché so che gli piace di più, che loro hanno semplicemente creato come tanti altri, ma che si differenzia dagli altri perché? Perché oltre ad essere un buon prodotto c'è dietro tutto un discorso di brand, un discorso di brand mi ha fatto dire ok. Voglio fare un regalo ai miei collaboratori, per l'evento che abbiamo fatto a settembre. Voglio fare un regalo bello, ma voglio fare un regalo utile, voglio fare un regalo che abbia un impatto nelle vite, un impatto nel mondo positivo. Ok, cosa regaliamo? Cosa è personalizzabile? Cosa è personalizzabile? Le magliette? Sì, ok, figo le magliette, ok, facciamole. Cosa possiamo fare di meglio? Le borracce. Vai a vedere e vedi che 24 Bottles ti fa la borraccia personalizzata. La borraccia personalizzata costa il doppio rispetto a quella della borraccia X che trovi che cazzo ne so, da un qualsiasi altro produttore, ok? X, in commercio, in grande distribuzione. Poi però vai a studiare il perché, parli con loro, gli scrivi, il customer care ti spiega esattamente perché questa borraccia costa di più, come è fatta, eccetera, ti fanno capire tutto, ti seguono bene e quindi alla fine dici ok, devo spendere 3-4 euro in più per la singola borraccia, però dietro c'è un valore di brand più forte, mi fa la differenza spendere 3-4 euro in più? No, sono più tranquillo, sono più felice, sì, quindi compro, capite? Questo è il gioco. Perché anche se è un piccolo business, ha trovato il suo perché e sta andando verso di me che sono il suo cliente. Magari con altri 3-4 euro fanno la differenza, perfetto, non sono clienti per loro. Però capite, c'è un gioco di creazione di un valore nella testa degli utenti che porta poi il cliente, cioè io, a dire ok, preferisco loro rispetto ad un altro. Questo vale su 7 giorni, su 28, su 150, su 128, quello che volete. Perché loro hanno lavorato per creare nella mia testa un'idea positiva del loro brand, che non solo mi risolve un problema, ma anche che me lo risolve esattamente come voglio io. Capite? È proprio un gioco di comunicazione. Vado avanti a leggere qualche domanda. Da quale percentuale di lookalike iniziare? Dipende da quanti dati hai sulle custom audience, dipende da che custom audience hai, dipende da dove lavori, dipende da quanti soldi hai, dipende, non c'è una soluzione. Ma lo storico dei dati persistenti con l'attribuzione a 28 giorni rimane anche se l'attribuzione passa 7 giorni? Questo non si sa, però a un certo punto per 28 giorni rimarrà e dopo scomparirà. Ok. Nell'ultima settimana di dicembre, l'e-commerce di moda, dove tutti aspettano i saldi, è il caso di impostare una campagna per recuperare i contatti? Beh, sicuramente ha senso. Non solo l'ultima settimana di dicembre, ma io partirei magari il 27-28 per arrivare fino all'8 di dicembre. I saldi saranno anticipati. Però sì, all'8 di gennaio. Ok. Poi. Ho avuto un problema nell'acquisto di Facebook Explorer. L'assistenza mi ha detto che avrebbe aperto un ticket, ma non ho ancora ricevuto aggiornamenti. Va bene, allora, Luigi, dopo scrivimi che valutiamo insieme e comunque non c'è nessun problema, risolviamo senza nessun tipo di problema. Sono gli altri che si adatteranno alle scelte di Apple? Sì, sono gli altri perché Apple comunque ha distribuito per certi target anche il 90-95% del mercato. Se voi volete vedere dove Apple ha la massima quota di mercato, andate a vedere le app dove le app ci sono solo su iPhone e non su Android. Lì capite subito dove Apple è potente. Ok, pensi che ci sarà più meritocrazia e la fine degli improvvisati? Luce chiede questa cosa. Allora, Luce, io penso di sì, però il problema è che non ce l'ha mai la fine degli improvvisati, perché l'uomo, soprattutto in Italia, tende nella sua essenza a improvvisarsi quello che non è, perché
perché fa parte del suo gioco. E allora non sarà la fine, però un po' alla volta andremo verso un mercato più consapevole, più maturo, più saggio e magari anche un po' più divertente per chi sa fare questo mestiere. E io penso anche che sarà sempre più necessario formarsi in modo costante, continuo, indipendentemente da quello che uno fa. Cioè, se vuoi fare l'advertiser su Facebook, devi formarti sempre. Io mi formo sempre. Io prima di fare questa lezione ho passato un pomeriggio a studiare, ragazzi, per capirne un po' di più. Ok? Perché l'ho fatto io, non voi? Perché io probabilmente avevo questo pomeriggio libero e molti di voi no. Però concettualmente io vi sto dando delle informazioni. Continuate, continuate, continuate a studiare, perché è importantissima questa cosa qua. Tra l'altro, mentre mi scrivono in marketers, infatti stavo chiudendo un po' di roba. Ok. Cosa cambierà nel concreto? Emanuele, ho spiegato prima cosa cambierà nel concreto. Cambierà che non riuscirete più a vedere quello che verrà, quello che succederà da 7 giorni ai 28 giorni, quello che invece adesso, quindi avete 21 giorni in meno di finestra di conversione, quindi vuol dire che avete meno conversioni attribuite alle vostre campagne, quindi vedrete dei numeri più bassi, perché conversione in meno vuol dire dati in meno vuol dire anche dati di conversione e valore di conversione in meno vuol dire ROAS più bassi, vuol dire clienti che faranno: Oddio, il mio ROAS si è abbassato! E voi direte: Ok, ma in questo mese è incassato più o meno del precedente? Ah, come quello di prima. Oh, mamma mia, l'attribuzione non funziona, incredibile. E cose di questo genere. Torna all'importanza della strategia basata su un ecosistema e la comunicazione multicanale. Esattamente, Giacomo, è proprio questo il gioco: comunicazione multicanale ed ecosistema. Come si diventa da piccoli a grandi e-commerce? Costruendo sistemi di cash flow adatti e creando team, creando immobilizzazione, creando asset, monetizzando asset di e-commerce, unendo con un'azienda. Si parla sempre di domanda iperpersonalizzata con aziende che devono riuscire a soddisfare una domanda con un servizio o prodotto sempre più iperspecializzato. È vero, Lady A. Tanto spiego anche il tuo nome, non me lo ricordo più. Vabbè, comunque è vero, è corretto. Però non è solo quello, cioè non è solo iperspecializzato, è anche reale che abbia qualcosa oltre al singolo prodotto. Questa non è una borraccia, questa è una borraccia che racconta qualcosina, magari non così importante, però racconta qualcosina. Poi ci ha messo anche il logo, che è anche figo, quindi guardate che bello, bianco su blu, così carino, vai a posto, quindi tutti contenti, tutti felici. Io tantissimo, soprattutto. Raccogliere email, campagna di acquisizione, contatti pubblico, chi ha visto i miei video fino al 90% è pubblico simile. Inserzione, una foto e un video, va bene, ma prova. Magari sì, potrebbe funzionare, però io non lo so se sono tanti quelli che hanno visto il 90% del tuo video, quindi magari prova il 75% o il 30%, magari prendi comunque il loro contatto. Il modo in cui hanno costruito il brand è figa, è desiderabile. Ciao Franz, ciao Siro, grande, sempre presente. Tra l'altro dobbiamo sentirci domani, Siro, perché ho visto che prima hanno scritto su Basecamp i ragazzi. Su audience relativamente piccole, 40.000 utenti in tutta Italia, quali strategie useresti anche alla luce di questi cambiamenti? Farei reinteragire gli utenti con una certa regolarità. Ok, è difficile far capire il concetto di cui parla l'interlocutore della PMI, vabbè, peggio per la PMI. Ricollegandomi a quello che dicevi prima, circa il tracciare l'utente in tutte le piattaforme, Google, social, eccetera, non pensi che questo si traduca nel dover studiare tutte le piattaforme AdV? No, questo si traduce nel creare sistemi in cui ci sono più persone diverse e ognuno sa fare il suo. Tu sai fare l'advertising su Facebook? Perfetto, arriverai fino a un certo punto, come in realtà anche adesso, e avrai altre persone con cui dovrai collaborare. Io l'ho fatto nel 2017, io di Google Ads non so una mazza. Ho trovato, per fortuna, sulla mia strada Valerio Celletti, gli ho detto: Vale, ho bisogno di te. E lui mi ha detto: Ok, parliamone, nel senso abbiamo trovato un modo di collaborare, io faccio una parte, l'advertising su Facebook, e lui faceva quello su Google. Poi adesso io faccio anche altre cose, lui fa anche altre cose perché ovviamente l'azienda è cresciuta, però io non posso sapere come funziona Google, o meglio lo posso sapere a grandi linee, è quello che so, ma allo stesso tempo se uno è verticale su una cosa è molto meglio, perché così sei tranquillo che le cose vengano fatte come si deve. Value proposition espressa in termini di gratificazione psicologica per il cliente, o meglio, il cliente avrà un benessere materiale, immateriale pagando un determinato prezzo. Corretto, Ledia. Assolutamente corretto. Okay. Dove posso iniziare a studiare tutte le altre piattaforme come Google AdWords, Pinterest, LinkedIn e YouTube? Allora, per
Considerare LinkedIn, ti fai LinkedIn Pro e dentro c'è la parte di learning che funziona bene. Pinterest ha un sacco di corsi gratuiti, Google Ads, c'è cioè Google Ads Pro, anzi Google Ads, scusami, Google Start, che è un corso da 67 euro che ho fatto Valerio, il mio socio, e che è molto molto carino e ti dà delle basi molto concrete e reali. Quali sono le tue fonti di informazione per specializzarti? Allora, io studio tanto dappertutto, da Zest trovo articoli, da Twitter trovo articoli o comunque seguo certi personaggi, Medium, Feedly, Facebook, community Facebook, gratis, a pagamento, un po' di tutto, c'è un po' di tutto dentro, quindi non, ho tante fonti, la bravura è quella di costruirsi nel corso degli anni una sorta di database di persone da seguire un po' alla volta a spot, no? Così a pick and sponge, come dicevo una volta, allora lì funziona. Perché comunque tu scegli e i magazzini, scegli i magazzini, scegli i magazzini e nella tua testa si cominciano a avere delle idee più chiare. Quali sono le fonti principali di consulti? Ok, perfetto. Io ti ho conosciuto da poco, non conoscendo come creare tutto questo, hai un'agenzia che si occupa di seguire campagne per privati? No, Valeria e Andrea, non facciamo queste cose, la mia azienda non segue piccoli business. Ti consiglio di andare su Facebook, c'è un gruppo che si chiama Marketers Marketplace, dove ci sono i miei studenti, la maggior parte dei miei studenti sono lì dentro, e scrivi semplicemente quali sono le tue necessità e magari qualcuno ti può aiutare. Cerca di essere quanto più preciso o precisa, non so se sto parlando con Andrea o con Valeria, perché è importante che tu poi, se la comunicazione è precisa, otterrai dei professionisti migliori. Ok, sei il migliore, non lo so se sono il migliore, ma magari così. Facebook perderà fatturato a causa di Apple? Non lo so se perderà fatturato, perderà credibilità, forse sì, non si sa. Fai interagire i clienti con una certa regolarità, intendi cambiare creatività una volta ogni settimana? No, vuol dire fare in modo che gli utenti interagiscono con più creatività, quindi fare più campagne diverse, più punti di contatto con il singolo utente. Guarderai anche il box domande, ti faccio la domanda qua. No, no, lo guardo adesso, è che altrimenti mi perdo. Eccoci qua. Ciao Fra, secondo te per quanto tempo Facebook rimarrà la principale fonte di traffico, considerando che le nuove non leggo il resto? E comunque Facebook non è la principale fonte di traffico, Facebook è una fonte di traffico, non è detto che sia la migliore, è solo una delle tante, ok? E quindi, insomma, in generale, dovete considerarla come tale. Va bene per fare acquisizione, soprattutto B2C, va bene per fare remarketing, va bene per seguire full funnel dell'utente, tutto benissimo, però non è l'unica fonte di attribuzione, di acquisizione, assolutamente no. Non può esserlo, non lo sarà mai. Il gioco è fare marketing, non è fare advertising su Facebook. Advertising è una competenza che ha un mercato gigante, che potete farci un sacco di soldi. Gli investimenti l'anno prossimo, secondo WAMI, mi pare che si chiami WABI, WARC, WARC. WARC aumenteranno del 12,6% gli investimenti in advertising su Facebook e sui social in generale, quindi avete un sacco di soldi da fare, però alla fine, ragazzi, non è quello che fa la differenza. I business vendono se i clienti vengono convinti ad acquistare il prodotto, o meglio, se i clienti si autoconvincono di dover acquistare un singolo prodotto o servizio dal brand che lo va ad offrire. Questo è, da sempre, anche oggi. Ok, perfetto. Bene, ragazzi, ultimo giro di domande. Intanto ripeto quello che ho detto prima, la live viene salvata, faremo altre live nei prossimi giorni, cercherò di darvi man mano spunti diversi costantemente. Sto cercando di ragionare su altri post, tipo quello di ieri, in cui vi do un po' di fonti da guardare. Farò un po' di interviste, sto tirando fuori un po' di nomi importanti per le prossime interviste e soprattutto ringrazio tutti quelli che hanno acquistato i miei corsi ultimamente perché sono in tantissimi e chiaramente insomma, mi fa molto piacere. In realtà ringrazio anche chi non li ha acquistati perché comunque mi fa piacere vedervi qua, solo che un ringraziamento speciale per loro. Ok, ora che bene, studi principalmente da fonti americane, io studio da dove mi capita, italiani, americani, francesi. Francesi no perché non so il francese.
Ogni tanto da qualche spagnolo, quello che capita, ragazzi, quelle poche lingue che so cerco di ottimizzarle al massimo. Poi ho una grande fortuna che mia moglie lavora per un'azienda americana abbastanza interessante e di lavoro fa, insomma, si occupa della parte di PR e studia, legge tantissime notizie, quindi qualcosa di interessante me lo passa anche lei e quindi riduco il tempo. Poi, quali sono i paesi in cui costa di più fare advertising e quelli in cui costa meno? Ma i costi di più alti se nei paesi più ricchi e negli altri nei paesi più bassi, più meno ricchi. L'Italia è un po' il terzo mondo dell'advertising, ma c'è anche un quarto, quinto, un sesto mondo, ovviamente. Mentre Stati Uniti, Canada, Australia sono i paesi in cui costa di più, insieme a UK, Germania, alcune zone della Francia. Alcune zone del nord Europa, l'Olanda, costa un pochettino. Ok? Ho chiuso un cliente, è un antiquariato, ho pensato ad una lead generation, come ti muoveresti? Te come ti muoveresti? Il cliente è tuo? Devo dirtelo io? Se dimmi, se mi dici cosa faresti, nel dettaglio, lead generation vuol dire tutto e niente, magari. Ciao Fra, non c'entra molto con la live, un libro di marketing consiglieresti a occhi chiusi? Dipende da cosa vuoi imparare, dipende da cosa vuoi imparare, il marketing è tutto e niente, non lo so Riccardo. Come vedi, la campagna obiettivo messaggi per trovare nuovi clienti per un veterinario che fa anche servizio a domicilio, le campagne obiettivo messaggi in questo momento hanno un grosso tipo di, hanno dei problemi importantissimi, quindi non puoi utilizzarle, quindi cambia strategia. Leggi libri, se sì, quali consigli che ti sono stati utili? Robert, leggo tanti libri, non così tanti quanti vorrei. Ne parlavo poco fa con Andrea Giulio Dori. Se andate in giù scrollando nella mia bacheca qui su Instagram, tra i miei contenuti ci sono diversi libri che consiglio man mano. Ti consiglio di darci un'occhiata, così te li dettaglio un po' meglio. Quindi darci un'occhiata. Intervista a Matteo Zambon, non lo so, non lo so. Vi ripeto, la parte tecnica non fa parte del mio gioco e sinceramente non mi piace, quindi non, not for me. E tra l'altro, se dovessimo provare il tag manager, avremmo una persona in azienda senza dover scomodare Matteo, quindi ce la caveremo lo stesso. Studio un corso di laurea magistrale in Innovation International Management, figo. Per un percorso del campo del digital marketing, cosa dovrei fare di preciso a livello di competenze per fare sempre di più e meglio? Allora, prendi quello che ti spiegano all'università e cerca di portarlo alla vita reale, perché io ho una laurea in management, ok, più o meno come quella lì, non era in innovation, ma come insomma. Si parlava di management e marketing. Studiavamo la parte alta del funnel, no? Nivea, Barilla, le pubblicità anni 90, anche quelle dei primi 2000 erano molto interessanti, ma quello non è sufficiente. Quindi tu cerca, il mio consiglio è, più che capire cosa studiare, cerca di capire come funziona questo gioco, fatti tante domande, poi trovi la soluzione alla domanda e poi man mano cominci a capire che devo imparare a scrivere, devo studiare un po' di copywriting, devo imparare l'utilizzo delle piattaforme. Studio un po' di utilizzo delle piattaforme, devo imparare un po' di strategia, comincio a studiare chi mi può insegnare la strategia, ho bisogno di capire come parlare con gli utenti, come comunicare con gli utenti e anche con i miei interlocutori umani, perché devi fare un colloquio, devi vincere un colloquio. Tutte queste belle competenze un pezzettino alla volta le inserisci in quelle che sono le cose che sai già e quindi otterrai dei buoni risultati. Hai un vantaggio competitivo, sei molto più giovane di altri e quindi sicuramente puoi ottenere grandi risultati. Tanto saluto al buon Edward 22, ciao Edo, che ci siamo visti l'altro giorno, grande. Mi sto ancora riprendendo da un weekend veneto imponente, ragazzi. È stato veramente dura. Bene, dopo 44 minuti di chiacchiere, come al solito, spero di avervi dato qualche dritta utile. Ci risentiamo molto presto. Se avete domande, dubbi, sono a disposizione. Se vi è piaciuta questa live, la trovate salvata tra poco e quando la trovate salvata, ragazzi, metteteci un cuoricino o taggate qualche amico, diffondetela sulle stories, ma facciamo in modo che aumenti la visibilità di questa cosa. Io ci metto il mio, voi se potete darmi una mano, mi torna sicuramente utile. Buona serata e ci sentiamo molto presto. Ciao ciao!